Amici bellini, allora ci siamo, perché poi sembra tutto strano. Ci sono già parecchie cose da dire, perché quando uno poi si riavvicina al calcio giocato, siamo nell'antivigilia. L'antivigilia, perché domani dovrebbe già essere momento di parole di Spalletti e poi si va in campo. Che bellezza! Ma dobbiamo parlare di questo, poi della decisione di Sozza di Brozovic e di altre cose. Quindi cominciamo. Allora, Cincin, Gennaro Costanzo, benvenuto tra gli ultimi iscritti, ce ne sono molti, ma qua escono solo i nomi a caso, quindi... Lasciate i like, perché il campionato si sta riavvicinando e non ce la faccio più! Scoppiano le polemiche, impazzano le polemiche per la decisione di mandarci Sozza come arbitro per la partita a Milano contro l'Inter. Allora, andiamo con calma però. Amrabam tattico, Amrabam. Vedete, c'è subito Sozza. Però Sozza lo lasciamo un attimo dopo. Dobbiamo parlare di questo Upbeat. È il nuovo, mi sono svegliato. Apro Instagram e vedo che il Napoli, Seul, Sud Corea, Napoli, uniti da un solo cuore, una sola passione, che sono le criptovalute. Alla fine è un'azienda di criptovalute. Mi interessa poco l'azienda in se stessa, poi sono discorsi che, di cui no, veramente non mi occupo, quindi lasciano il tempo che trovano. Mi interessa di più il logo, la grafica, l'impatto visivo che ha un nuovo sponsor sulla maglia. Noi sappiamo che le nuove maglie prevederanno un'attenzione alle tinte unite, bisognerà evitare cose pazzesche così, però non si parla mai degli sponsor, si parla più dello stile della maglia in generale, come hanno insomma, cambiato delle regole sulle maglie verdi che non si devono confondere con il campo, e secondo me è anche una questione di green screen con gli sponsor, tra l'altro. Però Upbeat è la nuova collaborazione con il Napoli, vediamo come risulta sulla maglia. È un back of the shirt, quindi è quella dietro, è la famosa, vedete, quella che era Kimbo per un po', che però anche Kimbo non voleva sapere niente e quindi doveva essere rossa, almeno però la Kimbo è rossa. Per quanto riguarda la Lete, siamo... Perché io vi metto questa? Perché vedete che Upbeat non si fa problemi e la stampa in bianco sulla maglietta, e non dà fastidio, anzi è anche carina, non è troppo bassa sul culetto, chiude praticamente tra... cioè c'è il numero in mezzo, il nome sopra e il nuovo sponsor sotto, diciamo che racchiude un pochino il numero. Vedete che poi scelgono tutta la linea difensiva, è interessante questa scelta, questa potrebbe essere anche la linea difensiva titolare nell'immaginario collettivo. Poi Oliveira, lo sappiamo che ha guadagnato fiducia da parte di Spalletti, non sappiamo se Rachmani ha recuperato, quindi questa non è un'informazione che vi do per la partita contro l'Inter, perché non sappiamo se Rachmani è al 100% e non sappiamo se Oliveira potrebbe spuntarla ai danni di Mario Rui, ma crediamo che Minge vorrà essere della partita, su Di Lorenzo non abbiamo dubbi, e quindi il nuovo sponsor, secondo me è bello. Quando tu metti uno sponsor in bianco sull'azzurro, vedete che lo sponsor, il logo sul sito ufficiale loro è azzurro o blu, quindi al massimo potevi andare come il logo della Lete, perché poi il logo della Lete è blu con i contorni bianchi sopra le bottiglie d'acqua, però loro non vogliono sapere niente, deve essere. Quindi ancora una volta, quando vedi uno sponsor, quando vedi Fly Emirates che per esempio o si mettono in bianco o si mettono a disposizione della maglia e dei colori e fanno dei colori coesivi, insomma coerenti con il resto della cosa, Upbeat così, e ci siamo in bianco, quindi bello. Peccato non poter rinunciare alla Lete rossa, perché vabbè, prima o poi dovrà finire. Speriamo nel prossimo sponsor, che sarà non in rosso, perché veramente non se ne può più. E se voi utilizzate l'intelligenza artificiale e scrivete maglia del Napoli, ci sono degli elementi di rosso dappertutto. In rosso è proprio Sozza.
Il rosso è proprio Sozza. Ma prima di parlare di Sozza, Inter si ferma a Brozovic, distrazione muscolare. Aveva dei problemini. Anche a fine mondiale, e pare che quindi possa non essere della partita. Questa è un'assenza pesante per l'Inter. Ricordiamo che anche l'anno scorso Simone Inzaghi alternò tutti i giocatori della rosa praticamente nella zona di Brozovic senza trovare un sostituto adatto per il gioco che vuole fare l'Inter. Ricordiamo che l'Inter molto spesso parte da dietro con Brozovic che si abbassa e uno dei due braccetti sale, quindi si crea questa situazione in fase di possesso. In questo caso, quest'anno, perché qualche volta pure è mancato Brozovic, e i tifosi dell'Inter mi potranno scrivere nei commenti, abbiamo visto Çalhanoğlu agire da regista, e quindi potremo avere un Inter un po' più offensiva. Se ha recuperato effettivamente Mkhitaryan, potrebbe esserci Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella come trittico di centrocampo. E insomma, è una notizia così così, perché comunque hai più potenza di fuoco e hai più potenziali tiratori, però questo significa che potrebbero aprirsi di più e potrebbe anche giovarne il Napoli. Non avere il regista è importante. Pensa, un'ipotesi, non ce la fa Lobotka, devi mettere un altro giocatore, metti un Ndombele che magari ha più tiro da fuori, però ha meno regia, ha meno copertura, e quindi ci sono sempre pro e contro in queste situazioni di formazione. Di conseguenza, è quello che invece porta a diverse polemiche è la scelta di Sozza, che fa discutere. Sozza della sezione di Milano, insomma, siamo lì, sezione Monza, insomma, siamo là. Però non è che uno deve dire, lì è importante la differenza, non è che tu dici è tifoso dell'Inter, perché qua non parliamo di arbitri che sono tifosi, così. Gli arbitri sono dei professionisti della propria professione, cioè fanno quello che devono fare, speriamo, e noi lo speriamo con tutto il nostro cuore, che lo facciano sempre in buona fede, che se fanno un errore perché hanno visto male, il VAR si era addormentato, oppure il VAR non può intervenire per il protocollo. Però dobbiamo essere un attimo, non dobbiamo nemmeno scavare nella memoria più di tanto, perché non dobbiamo dire sono tifosi dell'Inter, perché se vai a vedere con un Amrabat ancora più tattico su Azzurro Fluido, voi andate a scrivere qua proprio nella ricerca, vedi, tu clicchi su questa qua e cerchi Sozza, per esempio, e si trova subito, ma veramente va rivista, la classifica prende una forma più logica, perché il problema non è Tomori, Sozza e Iconè. Io ho più paura del racconto, della narrativa, l'affannarsi a giustificare certi errori o negare l'evidenza. Insomma, vi potete divertire. La moviola di Dazzo non è rigore per la Fiorentina, perché Tomori in un primo momento prende la gamba di Iconè, ma dopo aver preso la gamba prende la palla. Questo, da come me lo descrivi, no? Descrivimi questa azione. Tomori prende la gamba di Iconè e solo dopo prende la palla. Rigore netto. È così che ci avete raccontato tutta la storia del calcio. È chiaro? E io chiudo così con gli occhi. È bellissima questa immagine. E quindi, ragazzi, Kvicha Kvaratskhelia. Non è il problema che Sozza è di Milano, quindi è potenzialmente un tifoso dell'Inter. Perché che fa? Lì ha assolutamente avvantaggiato il Milan, che doveva avere un punto, se non zero punti, nella partita della Fiorentina, perché ce ne sono altre di situazioni particolari che non voglio nemmeno. Voi potete andare a rivedere il video di cui sopra e fare le vostre considerazioni. Il problema è la cultura del sospetto, che oramai in Italia c'è e non la potete più togliere da mezzo, per un motivo molto semplice: Trentalange che è costretto a dimettersi, D'Onofrio che era un criminale, non in campo ma proprio un criminale che vendeva droga, che faceva truffe. La mano sul fuoco, mettetecela voi sul fatto che il mondo arbitrale è il mondo pulito in Italia e tutto il resto è tutto corrotto, mentre il mondo arbitrale dobbiamo metterci la mano sul fuoco. Eh no,
No, assolutamente no. Quindi anche questa scelta, viste i precedenti, tutti quanti parlano di Sozza come il giovane emergente arbitro di talento, e però anche lui ha preso delle decisioni che lasciano il tempo che trovano, quindi le polemiche impazzeranno, e speriamo in una partita pulitissima. Però qualsiasi cosa succede, perché seppure dovesse poi Sozza sbagliare a favore del Napoli, comunque gli interisti potranno dire allora vedi, è stato mandato Sozza pur di non far vedere che è così, allora sbaglia nei confronti del Napoli e ci penalizza, vedi che Sozza ha avvantaggiato il Milan perché non vuole far avere la stella all'Inter. Vi renderete conto che se anche noi ci togliamo da mezzo, il Napoli si leva da mezzo da questa cosa, è una scelta che probabilmente si poteva evitare, si potevano chiamare altri arbitri. A me il concetto di esce il nome dell'arbitro e facciamo subito le considerazioni non mi appassiona, perché ne ho viste fare di tutti i colori a tutti gli arbitri. Non ce n'è uno che vi posso dire di questo qua io mi fido, perché li abbiamo visti tutti all'opera e uno per uno, alcuni con una personalità diversa, alcuni sono permalosi, altri vogliono fare spesso i protagonisti, altri fischiano moltissimo, altri non fischiano proprio. Sappiamo che il Napoli è una squadra che non fa falli, che non prende cartellini, che vuole sempre avere il pallino del gioco, quindi nei confronti del Napoli ci sono gli arbitri che sono più performanti per gli avversari rispetto a noi. Se tu ci dai addosso sulle gambe e non cacci i cartellini, è un vantaggio per la squadra che si difende. Di conseguenza è un discorso che mi appassiona poco, però è una polemica che sta lì pronta ad esplodere, e oramai si è creata questa atmosfera nei confronti del sistema arbitrale che non la risolvi se non cominci a chiamare arbitri esteri, proprio arbitri stranieri, li chiami e si gestiscono non dall'interno, non dall'Italia, li gestisce qualcun altro, commissionando un sistema che oramai ci lascia poche speranze di cristallinità, e là risolvi il problema, là ti rendi conto che vabbè, ha sbagliato, e che vuoi fare. Però con il VAR diventa sempre più difficile accettare queste cose. Da New York, ma no ragazzi, ci stiamo avvicinando, che bello, che bello, che bello, dobbiamo parlare di formazione domani, Spalletti, che bello, che bello, che bello, da New York, Valerio Fluido è tutto. Fatemi sapere questa cosa dello sponsor, non, a me bianco qualsiasi sponsor, evitare che poi diventiamo come le squadre sudamericane con sponsor dappertutto, perché poi diventa brutta la maglietta. Però già che lo fai in bianco su sfondo azzurro, già è meglio. Bene, bene. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @valeriofluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, basta, sei cringe. Quante cose.